Hai sorpreso tutti, non per le qualità perché chiaramente ti conosciamo, ma per aver avuto 85 minuti di energia pura e di sostanza messa a disposizione dei compagni. Complimenti. Sì, grazie. Sono molto felice di questo rientro in campo, che oramai erano 5-6 mesi. Sono strafelice sia per il rientro che per la vittoria del Pescara. Sono contento per i ragazzi perché so quanto lavoriamo in settimana per raggiungere questi risultati. E stasera ci godiamo questa vittoria, ma già da domani pensiamo subito alla prossima partita perché il campionato è lungo e ancora non abbiamo fatto nulla. Ma Alessandro, rispondimi sinceramente, sentendo un po' direttore, allenatore, Crescenzi ha 40-45 minuti di autonomia, bleffavano sapendo di me di bleffare oppure ti sei sorpreso anche tu? Ma no, un po' bleffato. Magari anch'io pensavo di avere qualche minuto in meno tra le gambe, però mi sono sentito abbastanza bene oggi e niente, sono felice della mia prestazione, ma soprattutto quella di squadra, perché abbiamo tenuto sempre la palla e abbiamo creato molte occasioni da gol e abbiamo anche saputo soffrire in qualche occasione, però siamo strafelici. Sei stato protagonista in tutti e due i gol del Pescara. Partiamo dal calcio di rigore che ti sei procurato. Sì, ho sentito una trattenuta molto vistosa e secondo me il rigore era netto, e mentre per il secondo gol abbiamo fatto una bellissima azione corale di squadra e anche il velo che ha fatto Deso è stato devastante. Siamo molto contenti.